Siano lodati Gesù e Maria. Cari fratelli e sorelle, queste parole del Signore Gesù che dà ai Suoi discepoli prima di salire al cielo sui segni che accompagneranno coloro che crederanno nel Suo nome si sono realizzate ad abundantiam nel santo che festeggiamo quest'oggi, Sant'Antonio di Padova, il santo dei miracoli, il santo che prima dell'avvento e della venuta di Padre Pio era e forse ancora rimane il santo più pregato al mondo. Ovunque andate nel mondo c'è un'immagine di Sant'Antonio, pensate, a Costantinopoli, a Istanbul, in Turchia, nella chiesa dei Cappuccini c'è una statua di Sant'Antonio dove vanno a pregare anche i musulmani, perché fa grazie a tutti, fa grazie a tutti. Ora, è un santo davvero singolare nella storia della Chiesa. Anzitutto è il santo che è stato proclamato santo più velocemente nella storia, perché neanche un anno dopo, esattamente 11 mesi dopo la sua morte, il Papa di allora, Papa Gregorio IX, lo ha dichiarato e proclamato solennemente santo nella cattedrale di Spoleto, canonizzato dopo 11 mesi. Ma perché? Beh, nasce nel 1195 a Lisbona, da una famiglia nobile, di nobilissime origini. Tra i suoi antenati c'è anche Goffredo di Buglione, quel nobile delle Fiandre che conquistò Gerusalemme, personaggio della Gerusalemme liberata di Torquato Tasso, noi lo sappiamo per quello, ma anche per la storia. Comunque una famiglia nobile, e lui dall'età di 10 anni va a studiare nella cattedrale di Lisbona, quindi riceve un insegnamento solido fino per 5 anni e a 15 anni decide di farsi agostiniano. Capisce che la sua è una chiamata alla vita consacrata e si fa agostiniano. Quindi passa circa 9 anni fra gli agostiniani, viene ordinato sacerdote, viene iniziato agli studi dei padri della Chiesa, della Sacra Scrittura. Era veramente un giovane e un santo sacerdote, molto pio, molto devoto, con grandi segni di pietà. Se non che nel 1219 accade un fatto. 5 frati minori, Berardo e i compagni passano per Coimbra, dove era appunto l'allora Ferdinando, perché si chiamava Ferdinando di Buglione, Don Ferdinando o Don Fernando, e dicono che stanno andando tra gli infedeli del Marocco a predicare il Vangelo. E lui ne rimane ammirato, perché vede realizzarsi proprio ciò che dice il Signore: andate in tutti gli angoli del mondo, questi hanno il coraggio di andare addirittura. E ancora più meravigliato rimane quando alcuni mesi dopo questi ritornano orizzontali, cioè morti, e vengono esposti alla venerazione del popolo, martiri di Cristo e primi martiri dell'ordine francescano, proprio nel convento della Santa Croce di Coimbra, che era il convento degli agostiniani. Allora si sente in cuore il desiderio di voler morire martire anche lui e chiede al suo superiore di diventare anche lui frate minore. Nel frattempo i frati minori avevano aperto un piccolo conventino non lontano da Coimbra, un conventino francescano dedicato a Sant'Antonio Abate, in una chiesina dedicata a Sant'Antonio Abate. Fatto sta, il suo superiore gli dà il permesso, i frati non vedevano l'ora di accoglierlo, lo accolgono, lo rivestono dell'abito nel 1219 e dopo un po' di noviziato, un po' di vita francescana, lo fanno partire per il Marocco. Appena mette piede in Marocco, gli prende una febbre incredibile, sta malissimo, lo rimettono su una nave e lo rispediscono in Spagna. Se non che la nave, mentre sta andando in Spagna, fa naufragio. Sbattuta dalle onde e dai venti, va a finire a Capo Milazzo, in Sicilia. Approda a Capo Milazzo, dove ancora si venera il luogo dell'approdo. C'è una piccola cappellina in un posto veramente suggestivo e splendido, dove Sant'Antonio è approdato. Lì ha incontrato i frati che nel frattempo erano arrivati anche in Sicilia, proprio giusto in tempo, guardate la provvidenza, anzi la Dio incidenza, per andare al capitolo generale indetto dallo stesso San Francesco allora vivente ad Assisi,
il capitolo famosissimo detto delle stuoie, perché non si sapeva dove far dormire questi frati, e ci furono 5-6 mila stuoie buttate a terra dove i frati dormivano. Alla fine di questo capitolo, di questa riunione generale di tutti i frati, San Francesco vivente, tutti ritornano alle loro province, e solo sto fraticello che veniva dal Portogallo non aveva nessuno dove tornare. E allora l'allora provinciale della Romagna lo vede, gli dice: ma tu sei sacerdote? Sì. Vuoi venire con me, ti faccio celebrare la messa? Devi solo celebrare la messa. Se lo prende e se lo porta in provincia di Forlì, a Monte Paolo, c'è ancora l'eremo di Monte Paolo, dove Sant'Antonio rimane per un anno e mezzo, celebrando soltanto la messa e facendo tutti i lavori più umili del convento: lavava i piatti, spazzava per terra. Nel frattempo c'era un frate che si era scavato un eremo, una celletta che è ancora visibile, e lui ci è andato a vivere in questa celletta, quindi nel silenzio, nella penitenza, fino al giorno in cui i frati vengono chiamati a Forlì dal vescovo, perché doveva dare degli ordini minori o degli ordini maggiori, se non che manca il predicatore. Avrebbe dovuto predicare un domenicano, ma non c'era. Allora gli dico: vabbè, dai, diccele tu due parole, in fondo sei sacerdote. Ha aperto bocca, forse mi viene da pensare la prima volta che ha aperto bocca, ed è uscita fuori una sapienza, cari fratelli e sorelle, che ha lasciato tutti esterrefatti. Da quel momento, tanto esterrefatti che lo hanno preso a insegnare la teologia a tutti i frati, e infatti noi conserviamo un biglietto autografo di San Francesco a Sant'Antonio che dice testualmente: Antonio, mio vescovo, ho piacere che tu insegni la teologia ai frati, però mi raccomando di conservare sempre lo spirito di orazione e devozione a cui devono essere ordinate tutte le altre cose. E quindi ha iniziato a insegnare, pensate un po', proprio qui a Bologna, che era la città più sapiente dell'epoca, dove c'era una delle prime università del mondo in senso assoluto. Lui insegna la teologia ai frati. Vista la sua sapienza, vista la sua capacità di predicazione, San Francesco a un certo punto lo manda nel sud della Francia, che era un luogo in quel tempo veramente, veramente di missione. Perché? Perché l'eresia catara e albigese vi aveva preso piede. Che chi erano i catari e gli albigesi? Erano degli eretici che, neognostici diremmo quasi, che non intendevano più la mediazione della Chiesa, non credevano più nel matrimonio, non credevano più nella presenza reale di Nostro Signore nell'Eucaristia, erano usciti proprio fuori di testa e di se stessi dicevano di essere catari, cioè i perfetti. Noi siamo i perfetti, gli altri no. E la cosa brutta è che non solo erano nell'errore, ma tutti coloro che volevano ricondurli alla verità, cioè predicare la verità, questi gli alzavano le mani, hanno fatto martiri, abbiamo dei martiri delle predicazioni catare e albigesi. Un grande apostolo di queste predicazioni fu anche San Domenico, che appunto evangelizzò il sud della Francia, a partire da Montpellier, Tolosa fino a Tolone, proprio tutto il sud della Francia, con il Santo Rosario. Se non che Sant'Antonio viene mandato lì a predicare, fra Antonio, e per 3 anni in diversi conventi fa dei segni e lascia dei miracoli che lasciano a bocca aperta. 2 volte Sant'Antonio è stato chiamato a difendere la verità della presenza reale dell'Eucaristia, di Gesù nell'Eucaristia, una nel sud della Francia, una a Rimini. Si conservano entrambe le memorie. Nel sud della Francia, in entrambi i casi, fu posto una mula che era stata lasciata a digiuna per 3 giorni. Da una parte gli si metteva la biada, dall'altra parte Sant'Antonio con l'Eucaristia, e la mula lasciava perdere il mangime, andava davanti all'Eucaristia e si prostrava a terra per 2 volte. A Bourges si conserva una chiesa dedicata a San Pietro, principe degli apostoli, fatta costruire dall'eretico che negava la presenza dell'Eucaristia, tant'è che si chiama San Pietro di il cognome dell'eretico, ancora è lì visibile. Bilocazioni in diverse parti, mentre predicava si assentava un attimo e nello stesso momento i frati lo vedevano nel coro a leggere la sua parte di ufficio.
Ancora una signora, li dico così a mente, ma ce ne sono tantissimi. Una signora voleva andarlo a sentire predicare, il marito glielo vieta assolutamente. Lei sale al terzo piano di casa sua e apre la finestra in direzione di dove predicava il santo, a 2 chilometri di distanza. Il marito non la vede scendere, dice: oh, che stai facendo lassù? Sto ascoltando la predica. Come stai ascoltando la predica? È salito lì e sentiva nitidamente le parole di Antonio a 2 chilometri di distanza. Nel 1226 muore San Francesco e viene richiamato in Italia dopo 3 anni di un fecondissimo apostolato. Ve lo dico, per scrivere tutti i miracoli che ha fatto staremo qui fino a domani mattina. Tagliamo, perché altrimenti ce ne sono talmente tanti altri. Nel 1226 torna in Italia, 1227, perché a settembre muore San Francesco, e c'è il capitolo generale per decidere chi sarà il prossimo superiore generale. Nel 1227 quindi viene nominato superiore della provincia romagnola Veneta Friuli. Viene mandato in queste... prima di venire mandato qui fa in tempo a predicare i quaresimali a Roma. Il Papa gliel'ha chiesto in tempo di quaresima e lì accade uno dei miracoli, secondo me, più incredibili. Praticamente in una di queste prediche, fatta dinanzi a un popolo variegato, tutta gente romana, italiana, francese, spagnola, tedesca, con tutti i cardinali, ciascuno secondo la propria nazionalità, lui fa la sua predica e tutti alla fine, hai visto, ha predicato in spagnolo, no, ha predicato in tedesco, no, ha predicato in francese, no, ha predicato in italiano, perché ciascuno delle centinaia o forse migliaia delle persone lì lo hanno sentito parlare nella loro lingua nativa. Capite perché il Papa ci ha messo 11 mesi a canonizzarlo? Voglio dire, viene mandato in queste zone e in queste zone veramente c'è una memoria di Sant'Antonio ovunque andiamo. Se andiamo a Ferrara c'è il miracolo incredibile di quella donna, moglie di un nobile, il quale non voleva accettare il figlio appena nato perché dice: no, non mi somiglia per niente, c'ha i capelli neri, gli occhi scuri, non è mio figlio, e l'ha accusata di adulterio. E Sant'Antonio ferma il bambino e comanda al bambino 8 giorni di dire chi è il padre, e questo formula le parole e dice: quello è mio padre, indicando proprio il nobile e salvando così la madre. Si festeggia ancora questo evento al Santo Spirito a Ferrara. Ma ancora nel convento di Gemona, doveva costruire il convento, allora chiede a un contadino lì di prestargli il carro, passa col carro, dobbiamo andare a prendere delle pietre. Questo dice: no, guarda, mi dispiace, sto portando un morto. In realtà era il figlio che dormiva, pensando: guarda, questo mi... Dopo un po' va avanti, prova a svegliare il figlio era veramente morto. Torna indietro da Sant'Antonio, Sant'Antonio gli ridà la vita. Ancora a Firenze, uno che mi fa tremare, a Firenze c'è la memoria, stava a Firenze per delle predicazioni, muore un notabile fiorentino, una persona importante, però vai a vedere che era un usuraio. E allora gli chiedono di fare la predica, e mentre sta lì e fa la predica per l'omelia, dice testuale: perché mi dispiace, ma Tizio sta all'inferno, perché il suo cuore non era in cielo ma era nei suoi averi, vi invito a tornare a casa e andare a vedere nel vostro forziere. Vanno a casa e trovano nel forziere il cuore del tipo. Ora capite, sapete quanto è durata questa storia di Sant'Antonio? Quanto tempo ha predicato? 9 anni, dal 1222 al 1231. In 9 anni ha girato l'Italia e il sud della Francia e ha lasciato dei segni inequivocabili. Non vi ho raccontato la predicazione dei pesci, la sapete, no? A Rimini non lo volevano ascoltare, e allora ha chiamato i riminesi ad ascoltarlo, e sulla riva del mare, e ha invitato i pesci, e lì si sono visti i pesci in tutte le grandezze, davanti quelli più piccoli e dietro quelli più grandi, fuori dall'acqua ad ascoltare la parola del santo, che gli diceva che il Signore li aveva creati secondo la loro specie, parlava di Dio, e non se ne sono andati finché non li ha dimessi, finché non li ha mandati. Al che hanno capito effettivamente che quella era parola divina, e
lo hanno ascoltato. Ora, ripeto, dovremmo stare giorni a parlare di tutti i miracoli che in vita ha fatto il Santo dei Miracoli, per non parlare di quelli fatti in morte. No, è famoso Sant'Antonio per far ritrovare le cose perdute. Giusto, perché è famoso per far ritrovare? Perché le fa ritrovare effettivamente dei miracoli incredibili a cui ho assistito personalmente. Perché quando era in Francia aveva scritto un trattato e insegnava teologia agli studenti lì, aveva scritto un trattato sui salmi, se non che un novizio glielo ha rubato e se l'è portato via. E allora Sant'Antonio ha pregato il Signore di farglielo riavere e questo novizio ebbe tipo una visione che lo spaventò immensamente e tornò indietro a restituirgli il suo libro dei salmi. Ora Sant'Antonio, ripeto, ha fatto talmente tante cose, talmente tanti miracoli, che davvero è il santo dei miracoli, un potere di intercessione che a mio avviso gli viene dalla purezza di vita, dalla purezza di intenzione, dalla santità veramente ineccepibile, dalla grandissima umiltà. Il Signore davvero si è servito di lui, perché i miracoli non li fanno i santi, ma li fa il Signore per le preghiere dei santi. E le preghiere di Sant'Antonio erano veramente efficacissime, perché nonostante fosse umanamente parlando un pozzo di scienza, non ha mai attribuito a se stesso né la sua sapienza né ciò che faceva. E allora per questo il Signore lo ha ricompensato e si è servito di lui in un modo esemplare. Perché? Perché è stato veramente un altro Cristo, un po' come ai nostri tempi San Pio da Pietrelcina, che ha fatto anch'egli dei miracoli incredibili, anzi il Signore ha fatto dei miracoli incredibili per sua intercessione. Questo che cosa ci deve insegnare, cari fratelli e sorelle? Beh, ovviamente noi non arriveremo mai a livello neanche lontanamente vicino a Sant'Antonio o a San Pio, o queste altezze di santità. Però la cosa che dobbiamo prendere è che il Signore questo lo ha promesso a tutti coloro che crederanno in Lui, quindi anche a noi. Se nelle nostre vite non vediamo miracoli, se nelle nostre vite non vediamo segni incredibili, è perché non ci crediamo, è perché non abbiamo fede, è perché non partiamo da una consapevolezza della nostra miseria, della nostra pochezza e dell'assoluta necessità e potenza di Dio e del fatto che Dio può tutto nonostante noi. Allora io direi di chiedere questo a Sant'Antonio, che forse per me è il miracolo più grande che potrebbe intercedere per me, non so per voi, di aiutarmi, di aiutarci ad avere tutti, io per primo, un concetto minore di me stesso, di noi stessi, per far spazio al Signore, all'opera sua, alla sua sapienza, affinché davvero noi non ci appropriamo da ladri del bene che solo il Signore fa, perché solo Lui è buono, anche a volte per mezzo nostro, e così facendo, abbandonati nella volontà di Dio, che può servirsi di noi, ma anche no, può fare quello che gli pare, consapevoli che tutti possono essere utili, ma nessuno necessario, e che il Signore fa sorgere figli di Dio dalle pietre, quindi anche una pietra potrebbe essere meglio di me, senza dubbio. Allora, consci e consapevoli di questa umiltà, chiediamo al Signore, per intercessione di Sant'Antonio, di darci questa umiltà, questa consapevolezza, lo spirito di preghiera, di orazione e soprattutto la grande, grandissima fede e carità che hanno animato Sant'Antonio e in fin dei conti tutti i santi, affinché magari anche per mezzo di ciascuno di noi il Signore possa ripetere quei miracoli, quei segni e quelle meraviglie che solo Lui, che solo è buono, ha fatto, fa e farà fino alla fine dei secoli. Siano lodati Gesù e Maria.